È un campionato, partiamo subito da questo, abbastanza difficile. Molto difficile. Ovviamente ci sono dei valori che sono abbastanza ben definiti all'interno di questo campionato, con squadre che magari qualitativamente non sono molto forti, ma c'è un gruppo di squadre interessanti, ben organizzate, da valori tecnici importanti, quindi si sta dimostrando un campionato competitivo. Poi alla fine fra i dilettanti è praticamente l'unico campionato che sta, oltre alla Serie D, che sta andando avanti in Italia a livello nazionale, quindi credo sia anche un bellissimo esempio di resilienza. Alla nostra squadra, se vuole avere ambizioni di salto di categoria, non è concesso più un altro passo falso, se vogliamo chiamarlo così, rispetto a quei pochissimi errori che abbiamo fatto nel giro d'andata, perché effettivamente abbiamo perso magari punti in un paio di partite in cui non ce l'aspettavamo. Però detto questo, la squadra si è sempre espressa col massimo della volontà e della voglia di fare risultato pieno, quindi siamo molto molto fiduciosi, vista anche l'ultima serie, vista la ritrovata serenità e voglia di vincere di questo gruppo, siamo fiduciosi che si possa fare un bellissimo giro di ritorno. Che conta qui a questo punto? Ti dicevo, gli errori saranno decisivi. Abbiamo visto il Bologna, che ha avuto la bravura di fare 10 vittorie di fila, è venuto qui a Arezzo e credo siano stati bravi a contenerla, a non farla mai tirare in porta, a vincere quella partita che era, veniva anche in un momento un po' complicato per il nostro gruppo. E abbiamo visto il Filecchio, abbiamo visto la Torres, queste a mio parere sono sicuramente le squadre che fino alla fine per un punto, due punti si giocheranno il campionato. E a mio parere serve apposta la consapevolezza delle proprie qualità, la voglia di metterle in mostra, ma anche la serenità di giocarsi le partite con la voglia di mostrare quanto si vale, senza troppi pensieri. Quindi ti ripeto, sono fiducioso perché vedo che questo gruppo da questo punto di vista sta crescendo giorno per giorno. Ora comincia il momento più difficile, ogni partita è una finale. Sì, assolutamente, comunque finora la concentrazione è sempre stata molto alta, però adesso assolutamente siamo tutte chiuse in quei pochi punti e diventa fondamentale non sbagliare un colpo e vogliamo lavorare bene per arrivare carica ad ogni partita, in particolare poi a quelli che saranno gli scontri diretti, primo fra tutti la Torres, ma poi anche appunto Jesina, che abbiamo fallito all'andata e vogliamo assolutamente rifarci, e poi Filecchio e Bologna. Importante sarà negli scontri diretti la barriera che voi creerete. Sì, assolutamente, stiamo lavorando molto bene e stiamo mettendo appunto alcune cose che magari appunto nei primi mesi non avevamo visto bene, ma sono sicura che il nostro centrocampo e il nostro attacco faranno bene e non avremo neanche troppi grandi problemi a gestire dietro, quindi sono ho molta fiducia delle mie compagne e sono sicura che riusciremo a lavorare bene e a giocare bene in queste partite.